Va bene, dovete padroneggiare questa scrittura. Penso che parli da solo, la scrittura parli da sola. Vinile. Qua a sinistra abbiamo la notazione degna di uno studente dell'università. Come si scrive la forza di gravitazione universale di Newton. A destra c'è come si scrive la forza di Coulomb. La notazione va rispettata e va anche non solo rispettata perché rispettate la materia o il docente, ma anche perché la notazione vi sta aiutando. Se io vi chiedo di scrivere, seguo a caso, gravitazione, intanto guardiamo un attimo come è fatta la formula. Sono due modi che possono apparire nei testi. Ok, guardatela. Vedete che questa è la forza che la 1 sente dovuta all'interazione gravitazionale con la 2. C'è una costante che ne parleremo tra poco, le prossime ore, non so se oggi. C'è il prodotto delle due masse e c'è la dipendenza dalla distanza. Guardate come io introduco un versore. È un vettore adimensionale che cattura la direzione, non necessariamente il verso vedete che c'è un segno meno, cattura la direzione della forza. La forza è lungo, la forza che la 1 sente dovuta all'interazione gravitazionale con la 2 è lungo il segmento, lungo la retta che congiunge le particelle 1 con la 2. Vedete qua. Poi come dipende dalla distanza? Dipende come 1 sulla distanza al quadrato. Questo segno meno mi dice che la forza è attrattiva, perché in effetti questo versore, che è il vettore R1-R2 diviso il modulo di R1-R2, il vettore R1-R2 è questo, va dalla particella 2 alla 1. Quindi il versore, questo oggetto qua è rosso, punta in quella direzione e il segno meno mi dice che la forza e ha un verso opposto a 1-2. Va bene? Voglio che voi notiate come ho scritto sistematicamente i pedici. Se qua ho 1 e 2, allora per comodità mia, e quindi vi consiglio di usare questo modo di scrivere, fate quello che volete, siete adulti e vaccinati, siete responsabili di quello che fate. Questo modo di scrivere è un aiuto, non siete obbligati. Se lo fate non vi perderete in un bicchiere d'acqua. Il mio consiglio è di scrivere, se voi fate la forza che la 1 sente dovuta da 2, scrivete con la stessa sequenza, con lo stesso ordine, chi a sinistra e chi a destra, tutti i pedici che appaiono nella formula, che così non farete confusione. Per esempio, questa è la forma che probabilmente finiremo di usare molto più spesso. L'ho voluto scrivere questo perché c'è su qualche testo. E uno dice, ma come? La forza della gravitazione non è uno sulla distanza al quadrato? Sì, certo che lo è. Vedete che nel denominatore c'ho il modulo curvo, ma questo vettore qua ha un suo modulo e ovviamente c'è una parziale. Le formule parlano da sole, non ha neanche senso che io stia qua tanto a essere prolisso. Dovete un po' immaginare che dovete studiare, no? Dovete voi di fronte a una formula chiedere cosa vuol dire, al di là di quanto un professore può spiegarlo. Molta fatica dovete farla voi. Quindi questo l'ho riportato solo per completezza perché appare molte volte. Questa è la versione che useremo, ma sono esattamente la stessa cosa. Perché questo versore qua uno si chiede che diavolo è. Ecco cos'è. Vi dice la direzione e vi dice che è un vettore adimensionale e vi dice come è orientato. È orientato nella direzione del segmento che congiunge la particella 1 con la 2. Allora voi la scrivete mantenendo i pedici. La 1, 2, vedete che ho 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se io vi avessi chiesto di scrivere la forza tra la particella 2, che la particella 2 sente un tra 1, voi scrivevate meno G M2 M1 diviso R2 meno R1 al quadrato, si prende, versore 2,1.
dovete imparare a scrivere in questo modo, così fate meno, c'è meno la possibilità di sbagliare. È ovvio che 1U21 è uguale a meno U12, quindi le formule sono, il modulo di questo è uguale al modulo di questo, però hanno versi opposti. Quindi se io disegnassi con un colore decente, magari il verde è la forza che la 1 sente tutta la 2, sento una forza che è in questa direzione, questa qui è la forza che la 1 sente tutta la 2, e la forza che la 2 sente tutta la 1 è così. Vedete come le formule... Vedete come le formule hanno una rassomiglianza estremamente forte. Solo che qui vedete che questa è una forza repulsiva, cioè se io disegno in verde la forza, vedete che se Q1 e Q2 hanno lo stesso segno, cioè se sono entrambe per esempio cariche negative, allora questa è una forza repulsiva, cosa che si vede dal fatto che quando è in questa direzione, okay. Questa sarebbe la forza 1, 2 se Q1 e Q2 hanno stesso segno. Invece qua il segno meno lo mettete esplicitamente, appare esplicitamente. Vedete? Qua c'è sempre il segno meno, essenzialmente perché le masse sono sempre positive, non esiste il concetto di massa negativa. Invece la carica elettrica può essere sia positiva che negativa e avete attrattività o repulsività a seconda che bla bla bla. Va bene? Padroneggiate questa notazione, mi raccomando. Sono di cattivo umore oggi, dove è? Perché? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Io odio i compleanni. Allora, vorrei un attimo cercare di convincervi che forze di questo tipo qua sono irrotazionali, essendo forze sono conservative. Allora, voglio immaginare una cosa molto semplice. Allora, immaginate di nuovo che avete un, facciamo la gravitazione, avete un oggetto molto massiccio, un sole, e è un oggetto con una massa molto piccola, tanto per fissare le idee, poi cercherò di convincervi che è vero in generale, cioè questo che sto facendo solo per semplificare un po' la discussione. Allora, rispetto al sistema di riferimento, se questo oggetto ha una massa molto grande, praticamente nell'interazione mutua che c'è, nell'interazione che c'è tra queste due particelle, chi accelera molto, in maniera molto apprezzabile, questo qui, questo accelera molto poco. E voglio discutere il caso in cui questo abbia una massa molto piccola, quindi di fatto questo accelera praticamente in maniera trascurabile. Quindi posso pensare di mettere l'origine del sistema di riferimento inerziale nel centro del Sole.
Quindi immaginate, non voglio distruggere questo disegno, quindi metto un tanto per fissare le idee. Questo è l'origine e immaginate questo al centro del sole, non voglio sovrapporre, voglio fare un disegno il più pulito possibile. Quindi qua all'origine c'è il sole, va bene? Okay. E a un certo punto voi avete, in un certo punto avete la massa m piccola che occuperà un punto perché pensiamo che sia un punto materiale. Adesso la forza che c'è qua, questi, la scriverò così. Dipenderà chiaramente dalla posizione della particella, quindi la particella è in una certa posizione R, e se voi descrivete tutto con coordinate cartesiane ortogonali, x, y, z per esempio, quella R serve specificare tre numeri. Quindi questo qua sembra una funzione vettoriale che dipenda da tre parametri, da tre coordinate. Però in effetti quando lo scrivete, scrivete questo. Ok? Se la guardate, questa formula è la stessa di quello che ho scritto poco fa all'inizio della lezione. Coglie l'essenza. Perché uno è all'origine, l'altro è qui. UdR chi è? UdR è il versore che punta alla particella. Quindi questa è la versione semplificata della formula di prima, mi raccomando. Come vedete, questo è un vettore che benché a priori dipenda da x, y e z, perché per io per specificare dove diavolo si trovi la particella devo specificare la sua x, la sua y e se ci faccio anche la sua z. In realtà, quando la scrivo, vedo che dipende in realtà sì da x, y, z, ma in un modo molto speciale, perché R quadro qua cos'è? Essenzialmente questo, una specie di Pitagora tridimensionale, ok? Quindi dipende da x, y, z, però dipende in realtà. Quando la scrivete in questo modo vedete che la dipendenza c'è da x, y, z. Però scrivendola in questo modo, in modo più compatto, voi potete dire, ah, io potrei semplicemente dire che questa è uguale a una funzione f di r che dipende da r, da un parametro, questo è un numero, che è la radice quadrata di questo, ovviamente, la radice quadrata positiva di questo. Quindi vedete che R, come ho già usato l'espressione altre volte, quando abbiamo discusso più lungo, R è un nuovo parametro che è la combinazione di x, y, z, d'accordo? E non è definito nello 0, lo 0 escluso, ma è il semiasse dei numeri reali. Vedete che ho una funzione che dipende da un unico parametro, sembrava dipendere da 3, ma posso pensarla come uno che dipende da un solo parametro. E ovviamente in quanto vettore, qual è la direzione del vettore? Beh, ovviamente c'è questo UdR e quindi f di r chi è? F di r è questa funzione qua, cioè il meno che me lo tengo. Ok, quindi questa è la mia funzione che descrive la dipendenza del vettore dalla distanza dall'origine dove è piazzato il centro del sole. E la direzione è data da questo signore qua. Questo è un esempio di una forza, e ci sono tante forze di questo tipo, di una forza, la chiamiamo, devo stare attento qua alle parole, è una forza centrale perché punta in questo caso verso il centro. Verso un centro, dov'è il centro? È l'origine, in questo caso punta verso il centro. Se io scrivessi quello di Coulomb, avrei lo stesso discorso, ma in questo caso la parte che dipende, la funzione che dipende dalla dipendenza dalla distanza dall'origine, è invece, può essere sia positiva che negativa.
E quindi se questo fosse positiva, la forza in questo punto sarebbe stata non rivolta verso il centro, ma via dal centro, ma sarebbe stato comunque centrale. Per centrale voglio dire che la direzione della forza è sempre rivolta verso un punto. Nel caso della gravitazione, il verso della forza è verso il centro. Nel caso della repulsione coulombiana, la forza è centrale, ma punta via dal centro. Ok? Quindi questa è una parola che poi possiamo usare per descrivere. Possiamo dire che la forza di Coulomb, la forza di gravitazione e la forza di Coulomb sono forze centrali, puntano verso un punto che è chiamato il centro. Però vorrei usare una seconda parola. Dico anche che è radiale, perché deve essere chiaro che dipende solo, la parola radiale, per me, forse questo mio modo di usare le parole centrale e radiale non è proprio così negli altri testi, come lo intendo io? Perché voglio farvi capire che non basta che la forza, per esempio, facciamo il caso che sia attrattivo, come l'esempio di attrazione gravitazionale. Allora abbiamo detto che è centrale. Cosa vuol dire centrale? Vuol dire che la forza che questa particella sente per effetto del Sole è rivolta verso il centro del Sole, ok? Quindi voi, questa è la direzione che collega la posizione della particella al centro e la forza è per di qua. Adesso immaginate un'altra particella che abbia la stessa distanza, non ho portato i miei righelli, immaginate questo sia, per guidare il disegno, questo sia un cerchio o una sfera, quindi questo punto qui abbia la stessa distanza dal centro, ok? In questo caso, oppure nel Coulomb, le formule mi dicono che il vettore che qui punta verso il centro, quindi ha una direzione diversa da quella, non sono parallele, non hanno la stessa direzione, ma le formule dicono che dipende solo dalla distanza. E siccome questa particella e questa hanno la stessa distanza, perché li ho disegnati su una sfera di raggio R, allora queste formule mi dicono che la forza che devo disegnare qua punta verso il centro, ma deve avere lo stesso modulo, ok? Ma uno potrebbe pensare matematicamente a una forza di questo tipo, dove sia sì centrale, vedete che questo UDR è il vettore che va dal centro alla posizione, ma che la dipendenza dalla distanza non sia così semplice, che ci sia un'altra dipendenza qua. Questo mi sto immaginando, una forza immaginaria, una forza strana, ok, che lui si mette adesso, che dipenda anche per esempio dal seno dell'angolo, dove l'angolo è questo qui. Supponiamo che quell'angolo ci descriva appunto la posizione della particella rispetto agli assi XY nel piano. Se ci fosse una dipendenza di questo tipo, la forza sarebbe comunque centrale. Cioè, se io vi chiedessi di disegnare la forza in questo punto o in questo punto, immaginando che questi due punti abbiano la stessa distanza, qua la forza sarebbe rivolta verso il centro, qua la forza sarebbe zero, e le forze sarebbero cambierebbero di modulo in funzione del seno dell'angolo. Qua avrei l'angolo di 90 gradi, il seno vale 1, qua il seno di 0 vale 0, qua a un angolo piccolo la forza sarebbe piccola, crescerebbe all'aumentare dell'angolo, no? Quindi questo è un esempio di una forza che è sì centrale, rivolta verso il centro in questo caso, ma non dipende solo dalla distanza, dipende anche per esempio dall'angolo. Invece, quando io dico che queste sono forze centrali, aggiungo anche la parola che sono forze radiali, cioè che dipendono solo dalla distanza. Ok? Quindi, dobbiamo intenderci. Io preferisco usare in maniera un po' non ortodossa delle parole. Io in questo corso voglio ribadire che questi sono esempi di forze che puntano sì verso il centro o via dal centro, ma dipendono solo dalla distanza. Solo dalla distanza. Quindi questo è il tipo di forza che voglio discutere stamattina. Una forza che dipende solo dalla distanza e punta
verso l'origine o via dall'origine, d'accordo? La forza di gravitazione universale e la forza di Coulomb sono esempi. Va bene, quindi io voglio discutere un caso in cui avete una forza che a priori dipende da tre variabili, x, y, z, però ben guardare dipende solo da un parametro che è la distanza e ovviamente punta verso il centro. Se questa fosse la dipendenza dalla distanza ha un segno meno, è una forza di volta verso il centro. Se la dipendenza dalla distanza ha un segno positivo, allora F punta nella direzione di UDR, quindi si allontana dal centro. Va bene? Allora, ecco di nuovo l'origine, e questo è un punto. Anzi, facciamo questo è il punto A e questo è un punto B, ok? Perché voglio convincervi che forze di questo tipo, quindi al di là del mio uso, dell'uso non ortodosso delle parole centrali e radiali che io faccio, la formula vi dice cosa intendo, La formula dice che è centrale e che dipende solo dalla distanza. La formula parla. Io voglio convincervi che è conservativo, che è irrotazionale. Cosa vuol dire? La definizione con cui abbiamo iniziato era che, presi due punti qualsiasi, l'integrale curvilineo che collega i due punti non deve dipendere dalla curva. D'accordo? Quindi quello che voglio fare è questo. Immaginate, per cortesia, quello che voglio fare. Quando abbiamo discusso il caso di una forza uniforme, come la forza peso, cosa avevamo fatto? Avevamo immaginato... Cosa facevamo nel caso della forza uniforme? Immaginavamo di tirare tante linee... Mamma mia, come gratti già è sotto. Silenzio! Tanto tutta sta roba è sui PowerPoint. Quindi io potrei dire, andate a vederle, basta. La tentazione c'è, quindi mi raccomando, non spingetemi oltre, non superiamo la soglia della decenza. Allora, nel caso di una forza uniforme, come la forza peso, cosa avevo fatto? Avevo immaginato, siccome la forza peso era solo verso il basso, avevo chiamato questa la direzione X. Cosa avevo fatto? Per andare da un punto A a un punto B, qualunque qualsiasi curva, scelta A e B a caso, e disegnando una curva a caso, io potevo approssimare quella curva con una spezzata, con precisione arbitraria, limitandomi a spostare in orizzontale e verticale, giusto? Quindi io potevo fare tanti spostamenti, più o meno strani, e vi ricordate cosa ho fatto, ok? E questo approssimava con una precisione arbitraria una curva vera, cioè tirato una curva a caso, io potevo seguire la curva facendo una spezzata sufficientemente fine, potevo seguirla con la precisione desiderata, arbitraria. E cosa facevo quando facevo questa spezzata? Sapevo che gli spostamenti in orizzontale non mi davano un contributo al prodotto vettore che c'è nell'integrale curvilineo, contavano sugli spostamenti verticali, giusto? Allora qua cosa usiamo? Non tirerò delle linee così. Come li dovrei disegnare? Questa è una forza radiale, allora io farò così. Ovviamente il disegno è difficile per me, quindi forse è il caso prima di tirare le linee e poi mettere i punti, perché la mia pazienza si esaurirà e anche la vostra. Tiro delle linee che sono così, non vi pare? Ovviamente dovrei averne le più fitte, perché devo immaginare di fare linee così fitte che posso, con la precisione che desidero, seguire l'andamento di una curva. Più fitte faccio queste linee, più potrò seguire con una precisione alta una curva tirata a mano libera. Ma mi servono altre linee, che non saranno linee, ma saranno curve. Queste sono linee radiali. Quali sono le curve che mi conviene disegnare? Saranno dei cerchi,
tanti cerchi. Quindi ho linee radiali e cerchi concentrici. Con cosa? Con l'origine. Le linee radiali nascono dall'origine e i cerchi, che in realtà sono sfere, perché dovete immaginare, questo è un problema tridimensionale, dovete avere delle linee che escono dal centro e dovete avere delle sfere concentriche al centro. Quindi queste sono le strade di una città rinascimentale, no? Qual era la città? Cos'era? C'era una nel Friuli che si chiama... Qualcuno ha studiato storia dell'arte? Palmanova? Mi pare di sì. Guardate su... È una città fatta a raggio, ok? Allora potete capire che se io voglio andare, se io tirassi una curva a caso, se io tirassi una curva a caso, io potrei approssimare o seguire quella curva con precisione arbitraria, con precisione desiderata, a patto di disegnare linee radiali e cerchi, in questo caso su lavagna, sfere concentriche sufficientemente fitte. Posso seguire la curva. Quindi io potrei pensare di andare da questo punto a questo punto, andando per esempio un po' radialmente, un po' lungo un arco di cerchio, poi radialmente, lungo un arco di cerchio, magari fino a qua, poi addirittura mi avvicino al centro, poi vado qua, poi vado qua, poi vado, che so, qui e poi qui. Capite il gioco? Una curva tirata a caso può essere approssimata con precisione arbitraria con spostamenti radiali e trasversali lungo un arco di cerchio o rimanendo su una sfera, cioè vi allontanate o vi avvicinate al centro, e poi ci sono spostamenti che sono spostamenti dove mantenete la distanza dal centro, ok? Quindi questo è un movimento dove vi allontanate, questo è un movimento dove mantenete la distanza dal centro. Vi allontanate, poi mantenete la distanza, continuate a mantenere la distanza al centro, poi vi avvicinate radialmente, poi vi spostate mantenendo la distanza, vi spostate trasversalmente, poi vi allontanate, moto trasversale senza seguire la distanza, mi sono spiegato. Ed è chiaro che questo approssima una curva qualsiasi che collega il punto. Voglio un'approssimazione migliore, tiro rette radiali e sfere concentriche ancora più fitte, ok? Quindi io devo solo convincere voi che quali saranno gli spostamenti che sono utili ad accumulare un valore nell'integrale curvilineo. Quindi io vado da A a B lungo una curva, quella rossa, quindi la curva rossa, questa qua la vedo come una spezzata, cioè come voglio dire, come una sommatoria. Questa come stima, se voglio fare una stima di questo, cosa faccio? Faccio la mia, è una specie di spezzata, perché a rigore una spezzata è sono tanti tratti rettilinei, qua c'è un tratto curvo. Questo non è proprio una spezzata, è una spezzata tra virgolette, perché ha dei tratti rettilinei, ma poi ha dei tratti che non sono dritti, mantengono la distanza dall'origine, e quindi sono, per esempio, quelli che ho disegnato sulla lavagna sono archi di cerchi, d'accordo? Quindi è una spezzata tra virgolette. Vi chiedo quali di questi spostamenti, di questa specie di spezzata, contribuiscono a questo signore. Sono solo gli spostamenti radiali, perché gli spostamenti trasversali, vi devo convincere, daranno zero. Come fa lo spostamento trasversale a dare zero? Allora, un modo per vederlo, molto velocemente, perché dovete un po' pensare voi. Vi convinco tra un attimo, voglio che lo prendiamo come dato, poi vi convinco con un solo disegno, penso. Prendiamolo come dato, credo che sia intuitivo. Poi vi convinco con un disegno. Quindi, cosa sto cercando di dire? Di dimostrare che l'integrale curvilineo che collega il punto A e B non dipende dalla curva. Questa è una curva che ho disegnato. Disegno un'altra curva, magari in verde. Questo qui, per esempio, va
dritto, mantenendo, sta allontanandosi, arriva alla distanza di dove si, la distanza che si trova a questo punto, e poi si sposta così. Sono due curve, uno fa tutto un giro strano, l'altro si allontana e poi si sposta lungo l'arco di cerchio. Credo c'è qualcuno che non riesce a immaginare che daranno lo stesso valore. Qua perché danno lo stesso valore? Questo spostamento orizzontale non contribuiva, tutti gli spostamenti orizzontali non contribuivano, questo non contribuisce, questo non contribuisce, questo non contribuisce, no, 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 no. Quali che sono quelli che contribuiscono? Questo contribuisce, sale, però viene compensato da quello che scende. Ricordate il discorso? Quindi alla fine non vi dovrebbe stupire che calcolandolo lungo questa curva rossa strana, ottengo lo stesso valore del verde, è lo stesso tipo di ragionamento. Questo allontanandosi contribuirà. Se questo è un segno, se questa è una funzione positiva, immaginate che la forza sia di tipo repulsivo, ok? Quindi la freccia della forza è in quella direzione. La UDS, siccome io sto facendo spostamenti, quindi io sto facendo FI prodotto scalare delta RE, e sto facendo la sommatoria, quindi gli addendi di questa somma F1 prodotto scalare delta R1 più F2 prodotto scalare delta R2, questi addendi singolarmente possono essere positivi, negativi o zero. Quando è che sono positivi? Quando sto ripassando, quando la forza è, ha una parte della una parte della forza è nella direzione dello spostamento, avrete un segno positivo. Quando la forza è in direzione opposta allo spostamento, avrete un segno negativo. Quando la forza è perpendicolare allo spostamento, avrete uno zero. Quindi, supponete che questa sia repulsiva, quindi la forza è nella direzione che si allontana. Quindi questo spostamento qua, questo spostamento qui, dove mi allontano, mi dà un contributo di che segno? Non mi state a sentire, state addormentati, di che segno? Positivo. Sto per convincervi che lo spostamento invece trasversale non vi dà niente. Questo si allontana, che segno dà? Positivo, quindi ho due positivi, la somma sta crescendo. Poi non ho contributi fino a qua. Poi mi avvicino, cosa mi dà questo qua? Negativo, e mi dà lo stesso valore qui. Poi mi avvicino ulteriormente, è negativo, ma come valore assoluto è uguale a questo, quindi questi due si sono compensati perfettamente. Poi ho due spostamenti trasversali, però non danno nessun contributo, cosa che vi sto per convincere. Nel limite, attenzione, in questa stima dove ho tirato delle linee radiali e dei cerchi concentrici che non sono infinitamente vicine, hanno una certa... vedete, c'è un angolo tra questi, c'è una distanza da questi, quindi questa è una rete, è una non è una rete, qual è la parola? Comunque ci capiamo, è un disegno con distanze finite, non infinitesime. Non è a rigore vero che spostandomi lungo un arco di cerchio il protoscalare è zero, ma nel limite che diventano molto piccoli gli spostamenti vi convincerò tra un attimo che è zero. Quindi dovete prendere per buono che nel limite che noi ovviamente faremo, perché questo deve andare nel limite di avere tappe, no? Infinitamente grandi e spostamenti che diventano sempre più piccoli, allora in quel limite gli spostamenti trasversi danno un prodotto scalare nullo. Quindi prendetelo per buona, qua sarà zero, nel limite sarà zero. Qua mi allontano, positivo, 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 nullo, positivo, nullo. Quindi alla fine tutti questi qua, questo, 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 questo e questo, non sono compensati da movimenti verso il centro e quindi mi daranno un risultato netto, positivo. La curva gialla, la curva verde, come vedete è la stessa cosa, perché dov'è il punto iniziale che io non lo vedo più? E questo è il punto, giusto? E il punto d'arrivo è questo. Quindi questo c'ha
1, 2, 3, 4, 5 spostamenti col segno positivo. E la curva verde cos'ha? Ho 1, 2, 3, 4, 5. Mentre tutto questo spostamento trasversale darà 0. Ecco che il mio integrale curvilineo è uguale sulle due curve, sulla curva rossa e sulla curva verde. Ok? Quindi è conservativo. Nel senso che l'integrale curvilineo non dipende dalla curva. Quindi è uguale a lungo la curva verde, ok? Quindi non dipende dalla curva, dipende solo dalla scelta di punto A e B, e quindi è conservativo. Adesso due commenti sul fatto che gli spostamenti trasversali nel limite daranno un contributo, daranno un prodotto scalare nullo. Va bene? Allora, questo sia un centro, questo sia un cerchio, è abbastanza ok? 10 minuti. Immaginate che questo sia un punto. Ok? E questo sia un altro punto, quindi questa sia una tappa e questa la successiva. Ok? Quindi la delta R che congiunge questi è questo vettore qua. Immaginate questo, voi siete qui e poi volete andare qua. Ok? Quindi quello è la delta R. Quel segmento lì, credo che in italiano si dica che è una corda. Ok? Cioè il diametro di un cerchio è la corda di massima lunghezza e collega due punti che sono diametralmente opposti su un cerchio. Invece due punti sul cerchio, se si collegate con una retta, con un segmento, formano una corda, d'accordo? Quindi un diametro è una delle corde, questa è una corda. Allora lo scopo qua è di calcolare questo. Ok, se la forza è radiale, questa è la distanza radiale. La forza la disegniamo magari in rosso, ma è un caso repulsivo. Questa è la forza, okay. Per esempio in questo punto. Vi ricordate che quando faccio l'integrale curvilineo ho il problema di fare il prodotto del vettore spostamento della iesima tappa che congiunge due punti di sosta, due punti sulla curva. Questo è il vettore spostamento che collega questo punto, che è un punto di sosta, con un altro punto, che è un altro punto di sosta. Quindi dovete immaginare che, se volete, questa qua, questa in verde, fa parte della famosa spezzata tra virgolette, d'accordo? Quindi voi avete il problema di fare il prodotto scalare tra il vettore spostamento tra questo punto e questo punto per un vettore che rappresenta la forza in quella zona dello spazio. E quale punto dello spazio scegliete? Potete scegliere questo punto, questo punto, questo punto, questo punto, questo, questo. Io scelgo questo, io scelgo quello là. Tanto le scelte delle forze non diventano, le nostre differenze tenderanno a zero, più fitto facciamo la spezzata, questo l'abbiamo capito. È chiaro che con questa scelta vedete che questa forza, che è radiale, che va verso il centro, non è perpendicolare allo spostamento verde. Non è perpendicolare. D'accordo? Addirittura quella forza ha una componente che punta in una direzione opposta allo spostamento, quindi il prodotto scalare è negativo addirittura, ma non è zero, lo vedete che non è zero? Siete d'accordo che non è zero? Quel cazzo è zero! Ma questo è uno spostamento non infinitesimo, è uno spostamento grosso che ho fatto. Quando io faccio una spezzata più fine, cosa faccio? Non faccio grandi tappe, ma faccio tappe più corte. Quindi, per esempio, mi porto in questo punto qua. Qual è il vettore spostamento da questa tappa, da questo punto di sosta, a questo qua che è più vicina di quella? Ho una corda, certo che questa è una corda, ma è una corda che comincia a far cosa? Più mi avvicino, nel limite che lo spostamento delta R
tende al vettore nullo, cosa fanno i punti? Si avvicinano sempre di più fino a che questo delta R comincia a essere così poco indistinguibile, il disegno lo sto facendo da culo, mi rendo conto, e diventa indistinguibile dalla direzione tangenziale. Prova a rifare il disegno perché ho fatto un cerchio troppo piccolo, ma credo che sia chiaro. Se questo è un grosso cerchio, quando faccio un grosso spostamento della corda, no? Segue male il cerchio, è ovvio che si discosta tanto dal cerchio, perché questo punto è tanto distante. Quando sono qua, la corda comincia ad avvicinarsi molto al cerchio. Quando sono qua, vedete che già comincio ad avere problemi a disegnarlo. E tutte queste direzioni, è un discorso che abbiamo già fatto, vi ricordate quando, quando vi ho convinto, spero, che la velocità è tangente alla traiettoria? Vi ricordate? È la stessa cosa. Il rapporto incrementale, la velocità media non è tangente alla traiettoria, ma la velocità istantanea sì. Perché più fate tendere delta t a zero, più la delta r, la distanza, questa direzione, scusatemi, queste direzioni stanno tendendo verso quale? Verso quella che è la tangente. Questa è la direzione tangente. Quindi nel limite di una spezzata molto fine, con punti molto vicini, quando fate spostamenti lungo un arco di cerchio, quello spostamento infinitesimo, quando sarà infinitesimo, quando fate spostamenti sempre più piccoli, lo spostamento, il vettore delta R, tende ad avere la direzione tangente. Tangente al cerchio, si intende. Ma se la forza è radiale, e la forza quindi va verso lontano dal centro, questa direzione che è tangente al cerchio è 90 gradi, no? E quello è il bello dei cerchi. E quindi è nel limite che costruite uno spostamento, spostamenti trasversali, ma sempre più piccoli, che avete che F, prodotto scalare, delta R trasversi, sono zero. Ok? D'accordo? Quindi, a rigore qua non lo sono, perché gli spostamenti sono, non sono, questo è uno spostamento che non è chiaramente tangente alla curva, ma se fate spostamenti sempre più piccoli, quindi la F è così, lo spostamento è infinitesimo, quindi questo è un delta R trasverso, è perpendicolare a F, quindi i contributi, mi risparmio a scriverlo, gli spostamenti che mantengono la distanza dal centro, quindi lungo arco di cerchi, danno un contributo nullo nell'integrale curvilineo. Gli unici contributi non nulli sono spostamenti radiali, allontanandovi o avvicinandovi al centro. E quindi si deduce che le forze centrali e radiali, in questo senso della parola, che dipende solo la direzione della forza è verso il centro e che la dipendenza è solo dalla distanza, abbiamo dimostrato che forze di quel tipo sono irrotazionali. Va bene?